che bello! Oddio! Ragazzi, oggi siamo qua con un mio grande, carissimo amico. Lui si chiama Davide, come me, Davide Bittelli, fa dei contenuti con la sua GoPro, molto lifestyle, vlog, è uno a cui piace molto viaggiare e vorrei diventare in parte come lui, ma mantenendo i capelli corti, perché è un casino dopo lavarli. Lo lascio a voi. Wow, grazie mille. Cioè, sono commosso. E niente, ciao, buonasera a tutti. Appunto, sono Davide Bittelli, sono un amico di Davide Biffi. Ci siamo conosciuti al liceo. E sì, sto viaggiando molto, soprattutto quest'anno. Ho avuto modo di sperimentare molto la GoPro Hero Max, che è questa qua. Ho avuto modo di testarla in più situazioni diverse, quindi mare, montagna, neve. E acqua, condizioni magari con molto vento, mi è anche caduta svariate volte la GoPro, quindi ho visto anche quanto è resistente. E devo dire che se tornassi indietro riprenderei questa perché ha un sacco di pro. Ovviamente non è un video sponsorizzato da GoPro, purtroppo, ancora no. Purtroppo. Però insomma, c'ha un sacco di pro, c'è anche qualche contro, ma. Lo andiamo a vedere adesso insieme, velocemente. Io, perché adesso vi chiederete perché ho portato lui? Ho portato lui perché vorrei iniziare una sorta di suo percorso. Ve l'ho detto, voglio assomigliare a lui nel senso che vorrei portare dei contenuti video. Quindi io adesso possiedo un telefono bello grosso che fa video eccellenti fino a 8K 24 fps. Non sono contento del 4K 60 fps, ma questo è un altro video e sarà un altro video. Vorrei però portare dei video veloci, dei vlog, avere la possibilità di portare la GoPro dove voglio, sia in mare che in montagna, ovunque vada, ma anche in città, per riprendere tutti i momenti salienti e non. Quindi mi sono messo un po' a pensare come puoi iniziare un'avventura del genere, ovvero io, cliente e consumatore, voglio iniziare a fare dei video. Bene. Vado a vedere dei video su YouTube, delle recensioni, eccetera, eccetera, e mi sono imbattuto nei suoi video, quello che appena avete visto, e da lì voglio capire
che prodotto ha senso per le mie esigenze, sia a livello di costo che a livello di quello che mi offre. Sono molto combattuto e appunto tra intanto le marche, abbiamo GoPro da una parte, DJI dall'altra, abbiamo le Insta, quella molto piccolina, l'Insta 360 Go 2, abbiamo anche Insta One X2, quella che ci permette di fare video a 360 gradi, e andando nello specifico su GoPro sappiamo che abbiamo la possibilità di fare video a 360 gradi oppure fare dei video normali, ovviamente con una lente che ci riesce a prendere molto panorama, c'è anche la Max Lens, c'è l'UltraView, qualità altissima fino a 5.3K. Quindi voglio capire quale sia la migliore. Davide, hai detto una? Una GoPro Hero Max. E ti permette questa GoPro, dal mio punto di vista, di riprendere contesti video come se fossi lì. Tu vai a casa, monti il video e oltre a riuscire a prendere tutto quello che ti circonda, riesci anche a selezionare alcuni eventi che con una fotocamera che magari riprende da questa parte in avanti, se ti scappa qualcosa non hai tempo di girare perché ormai quel che è successo. In post-produzione questa macchina, no, ti riesce a magari permettere di riprendere qualcosa che non si riuscirebbe normalmente. Questa è una cosa che mi attrae molto e Davide appunto l'ha usata spesso. Io ti volevo fare una domanda però. Se tornassi indietro, e questa è una domanda in realtà in cui te lo dico già subito, forse non c'è una risposta. Se tornassi indietro, prenderesti la Hero 10 o la Hero Max 360, quella che ti permette di fare video in 360? Ok, allora sicuramente la Hero 10 per quanto riguarda i video, insomma, frontali, un po' più statici, c'è una qualità nettamente maggiore, però prenderei in assoluto la Hero Max, perché ti permette di fare molte più cose. Proprio il bello della Max è che lascia spazio alla creatività. Te non devi decidere che cosa filmare, perché te con la modalità in 360 stai filmando tutto e solamente dopo puoi scegliere che cosa effettivamente mettere in un video. Questa appunto è una cosa fondamentale, eccellente. Però da appassionato tecnologico ti dico che andandole a confrontare ho visto, soprattutto quando si usa la modalità Hero, quindi quella che ti permette di fare video frontali come se fosse una normale fotocamera, telecamera, videocamera, si perde molto di qualità, perché il 5.7K, che è superiore al 5.3K della GoPro Hero 10 o 5.6, adesso non mi ricordo, ne ho visti talmente tanti, ti permette sì di fare video ad alta risoluzione, ma video ad alta risoluzione che rispecchiano soltanto la qualità di un 360, quindi quando si vede per esempio il mondo e tu ci cammini sopra, quello è il vero 5.7K. ma quando noi dobbiamo andare ad elaborare una facciata frontale, lì perdiamo qualità, dovrebbe esserci una sorta di 8K. E secondo me, Davide, quando andremo quando cercheremo la perfezione, soltanto secondo me quando ci sarà una GoPro Hero Max che farà video a 8K, una risoluzione talmente alta, mantenendo comunque gli FPS che vanno benissimo, ma che permetta alle due lenti di registrare alla qualità di un 4K eccetera, sia davanti che dietro, e quindi usare la vera modalità Hero con la qualità di una semi GoPro Hero 10. Perciò io da un lato sì, effettivamente ti dà molta più fantasia e possibilità la Hero Max, però sono molto combattuto e probabilmente tra un mesetto circa, quando avrò l'occasione di fare dei viaggi, proverò la Hero 10. Secondo me la vera risposta sarebbe quella di avere entrambe le videocamere. Io allora adesso ti chiedo quali sono, e ovviamente costano, una va sopra i 500, l'altra poco meno di 500, tra le schede SD, case eccetera vanno via 1200 euro, accessori minimo 1200 euro. Ce la fai vedere nel dettaglio un po', adesso a livello di webcam sarà un po' difficile. La Max è questa qua, senza stick, in questo momento c'ha le protezioni per le lenti, altrimenti sarebbe così. Poi ha un solo schermino, touch, ovviamente, adesso è spenta, l'accendiamo pure. Voilà, ok, quindi come potete vedere è touch, voilà. Come volendo ti trovi col touch? È reattivo? Deve essere proprio touch, per dirmi che è reattivo, deve essere proprio reattivo, veloce come gli smartphone. Reattivo, appena tocchi ti prende il touch, con i guanti non l'ho mai provato sinceramente. Ho avuto modo di provarlo con i guanti da sci, ma ovviamente con quello è molto complicato. È sempre stato reattivo oppure a seguito di un aggiornamento? Hai notato un cambiamento? Oppure anche da quando l'hai aperta è sempre stato uguale, molto reattivo? No, è sempre stato abbastanza reattivo, devo dire. A volte, ma veramente pochissime volte, non prende il touch e quando riprovi
lo segna co come se l'avessi fatto due volte, quindi va avanti avanti per Perché dire. la Hero 9 con il processore che ha avuto molte critiche sul touch, sulla frequenza di aggiornamento. C'è anche la live view, che è, diciamo, la possibilità, come ben sai, di vederti dallo schermino davanti. Andava molto scattato. Allora, GoPro cosa ha fatto? Ha installato un nuovo processore e ha magari ridotto i fotogrammi e quindi c'è un'elaborazione minore. Insomma, è molto più fluida. Quindi ti volevo chiedere questo. Sono ok, perfetto, perché è una cosa molto importante. Siamo lì, velocità, vogliamo fare una impostazione, ci serve la GoPro. Ok, velocemente col touch. Perfetto. I microfoni quanti sono? I microfoni sono 6 e devo dire che Ok. l'audio si sente veramente molto bene. Poi il materiale è una specie di gomma dura, Ok, sì. quindi non è completamente solido, è fatta apposta per assorbire gli urti e devo dire che mi è caduta svariate volte. Sì, si è fatta un po' di graffi, fortunatamente non sulle lenti, però niente di che. Come vedete, tra virgolette, si può dire che a livello di qualità di alcune cose in più, anche dovuto al fatto che questa è uscita nel 2019, se non sbaglio, vero? Magari sì. Quindi ormai sono 2 anni e mezzo fa, sono 2-3 anni. Ovviamente ha qualcosa in più. Ci aspettavamo da GoPro, anche se non sono un cliente, ma si sa sempre che una decade Hero 10 possa portare grandi innovazioni. In GoPro, secondo me, la grande mancanza è un sensore da un pollice o di dimensioni maggiori, quindi con una GoPro non abbiamo la possibilità di catturare molta luce di notte, quindi non abbiamo la possibilità di fare grandi video. Anzi, proprio come vedrete, a livello di proprio qualità di rumore è incredibilmente rumorosa ed è impossibile registrare video di notte, a mio parere. Stessa cosa vale per la GoPro Hero Max, cosa che non vale in altre action cam. Però mi dicevi che a livello di ti trovi all'interno della community è ottima, no? Da cos'è che è successo negli ultimi giorni? Perché lui Decisamente. pubblica molti video anche su Instagram, sempre, si chiama Davide.bitelli, Brad Pitt. Brad Pitt, è vero. Lui pubblica e l'ha contattato, mi dicevi. Ah, sì, esatto. Praticamente il team di GoPro sulla loro pagina ufficiale, sul loro sito web, spesso pubblica delle challenge, delle sfide, penso proprio per fidelizzare i clienti. E dove appunto questi ultimi hanno la possibilità di caricare i loro scatti o i loro video e avere la possibilità di essere selezionati da GoPro per essere pubblicati sui canali ufficiali. E quindi i miglior creator vengono premiati da GoPro, a volte Che vengono premiati con visibilità, a volte la visibilità bene o male c'è sempre, a volte anche con accessori e a volte anche con insomma, un premio monetario, noi a seconda. non sappiamo se questa cosa viene fatta anche con altre marche, con altri produttori, non Esatto. possiamo dirlo, però Potremmo. comunque GoPro è sempre stata un'azienda che non vende un prodotto in sé, ma a mio parere vende un sogno, no? Diceva, se tu sei possessore di una Hero, puoi essere un Hero. Questo è il primo motto che hanno detto. Ed effettivamente è molto importante una cosa del genere a livello anche di marketing, ma soprattutto di come ci si sente quando si ha un prodotto di questo tipo. Ti volevo fare l'ultimo paio di domande, se non l'ultima domanda. Io non principiante su questo punto di action cam, eccetera, ti volevo chiedere la batteria, perché vedo molte recensioni in cui parlano di batteria, della durata, dura poco, molto, cioè, ma io voglio capire se registro in 4K a 60 fps, per farti capire, quanto mi dura la GoPro? Più o meno Allora, la sì, GoPro Hero Max. ok, in modalità 360 dici? Ok, Sì, vediamo la tua. allora con la modalità 360 io filmo sempre in 5,6K con 30 fps, quindi so dirti in realtà specifico su quello. Ok, che E, va bene. comunque ho notato che dura più o meno sui 50-60 minuti di Ok, tu hai delle batterie filming di ricambio che totale. porti con te? No, solamente una, infatti è il prossimo acquisto, sicuramente. Finora sono riuscito a. Cioè, non ho avuto bisogno di avere più di una batteria Si può fino adesso. ricaricare con powerbank, l'attacco è USB-C? Sì, è USB-C, Ok, lo perfetto, faccio quindi vedere. vabbè, oltre a quello, comunque con un powerbank in realtà potrei, esatto, lì E sotto. poi è questo qua sopra, è Ok, si USB-C, vabbè, non vede. so se si Sì, vede. sì, sì. La consiglieresti quasi solo per fare vlog, nel senso, io con quella posso fare tutto. Ma se io avessi voglia di avere una fotocamera, telecamera, videocamera, quello che è, però veramente qualitativa a livello di vlog, quindi insomma io non voglio che mi giri la testa quando faccio un vlog, voglio che magari sia lì, poi se ho la possibilità fare due mosse 360 eccetera, o magari
dici che è meglio prendere una GoPro Hero 10 comunque con un bel angolo di visione, eccetera, e quindi con una qualità sulla carta che si è vista, eccetera, perché dobbiamo pensare che dobbiamo mettere anche un dispositivo del genere, magari su non un telefonino, che è il dispositivo più utilizzato, ma anche su un monitor grande. E su un monitor grande, più abbiamo densità di pixel, più abbiamo risoluzione elevata e meglio è. E si vedrebbe molto la differenza. Quindi, cosa preferiresti solo per fare vlog e non per viverti la vita? Come unica videocamera, GoPro Hero Max o GoPro Hero 10? Se l'obiettivo fosse solamente quello di fare vlog, io sceglierei l'Hero 10, perché a quel punto la modalità 360 non ha più una funzione, cioè non serve più. Esatto, io credo, la penso come te, e diciamo che a mio parere la GoPro Hero Max è fantastica, dà quel vizio in più di poter far tutto, tutto, tutto. Ovviamente l'utopia sarebbe averle tutte e due. Io mi aspetto da GoPro intanto una nuova session, che sono quella telecamerina che ha smesso di produrre, molto comoda, che assomiglia alla DJI Action 2. E mi aspetto anche una rivoluzione della GoPro Hero Max, però devo dire che a livello di fantasia, eccetera, GoPro Hero Max vince senza dubbio. Per un principiante forse è meglio iniziare da una GoPro Hero 10, se non abbiamo una vlog camera, eccetera, eccetera, che ti permette di fare abbastanza tutto e poi ti permette di fare dei vlog molto semplici, eccetera. Per un soggetto come Davide Bettelli, che è fantasioso e gli piace filmare tutto il mondo che c'è alle sue spalle, intorno a lui, va in surf, skate, scia, snowboard, eccetera, eccetera, secondo me la GoPro Hero Max è veramente una grande chicca. Ti ringrazio Davide del tempo dedicatomi, andatelo a seguire. Davide. Hai anche un canale YouTube, vero? Sì, un canale YouTube piccolino dove metto appunto questi video, dove ho appena cominciato a mettere i video con la GoPro. Ok, quindi insomma Sì. tra principianti anche in questo settore speriamo di crescere insieme. Ci si Grazie scambia mille piccoli. Davide e niente, ci vediamo Grazie a te, prossimamente. Davide. Spero che tu possa fare la scelta giusta. Vediamo tra un mesetto, ne parliamo tra un Ok. mesetto. Grazie Davide, A te, alla Davide. prossima. Ciao Davide. Grazie Davide, a te Davide. Siamo arrivati alla fine di questo video. Dopo questa intervista ho le idee leggermente più chiare, non sono ancora deciso al 100%, si vedrà tra un mese. Abbiamo da una parte una videocamera che ci permette di sbizzarrirci, di lavorare tanto in post-produzione, di portare contenuti esclusivi. Dall'altra invece abbiamo comunque una videocamera che ci porta contenuti esclusivi, molto comoda, molto performante. Costano più o meno uguali entrambe. Vedremo cosa mi passa per la testa tra un mese. Vi ringrazio tutti, spero che questo esperimento di mettermi nei panni di un consumatore con i suoi dubbi, le sue esigenze, eccetera, eccetera, vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo video. Bella ragazza.